Non è una parentesi. La pandemia che ci ha colpito e che ancora ci sta colpendo non è una parentesi. Ebbene, noi l'avevamo pensata invece una parentesi. Per esempio, abbiamo appeso ai balconi la scritta "Andrà tutto bene", pensandola così, una parentesi. E poi riprenderemo la vita come prima. Ma più i mesi passano, più ci rendiamo conto che non è e non sarà una parentesi. Siamo chiamati a reinventarci. Anche come Chiesa l'avevamo pensata una parentesi, vedendo le nostre chiese forzatamente chiuse e vuote, senza persone, in uno dei periodi più significativi dell'anno, quale la Quaresima e la Pasqua. Pensavamo che l'assenza forzata avrebbe fatto venire a tante persone la voglia in più di sentirsi Chiesa e di partecipare alle nostre funzioni. Le funzioni sono riprese, certo, ma le chiese sono rimaste ancora molto vuote e rischiano di rimanere ancora molto vuote anche una volta terminata la pandemia. Anzi, a ben guardare, la pandemia ha accelerato un trend già in moto da tanti anni per quanto riguarda la Chiesa. La Chiesa, da principale punto di riferimento per la quasi totalità degli italiani, e qui parlo dell'Italia, ma il discorso varrebbe anche per l'Europa e per altre nazioni del mondo, da punto di riferimento principale per tanti italiani, a riferimento, beh, diciamo esterno che non mi appartiene. Magari mi rivolgo a questo riferimento esterno quando visito una chiesa, quando chiedo il battesimo per mio figlio, quando accompagnando al cimitero una persona cara sono contento che si possa svolgere una preghiera, una funzione in chiesa. Ma poi per il resto la chiesa la vedo come altro dai miei riferimenti, dai miei orizzonti. Beh, cosa fare in questa situazione? Beh, non va bene piangerci addosso, per esempio, come società, pensando che peggioreremo sempre di più, diventeremo come il terzo mondo. Non va bene piangerci addosso come Chiesa, pensando che siamo destinati a sparire, oppure piangerci addosso pensando di difendere a denti stretti il piccolo gregge che è rimasto. In questi giorni mi è venuta sotto mano una frase di Derio Olivero. Derio Olivero, che è vescovo di Pinerolo, che è stato fortemente colpito dal virus proprio nei tempi più bui. La frase di Derio Olivero dice così: il tempo dell'epidemia Covid non è una parentesi. Ci ha parlato, parla, urla. Non possiamo tornare alla società e alla Chiesa di prima. Dobbiamo ricostruire, anzi costruire sognando una nuova società e una nuova Chiesa. Costruire sognando. Beh, costruire sognando, così hanno costruito i fondatori della nostra Italia dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale. Costruire sognando. Così ha costruito la Chiesa e il gruppetto dei 12 apostoli dopo l'ascensione di Gesù. Mi è venuta in mente anche un'immagine biblica, eccola qui, di San Paolo che cade da cavallo sulla via di Damasco, fatto che tutti noi conosciamo e che viene raccontato dagli Atti degli Apostoli al capitolo 9. San Paolo aveva le sue certezze, e tra queste sue certezze era quella di combattere la Chiesa nascente, pensandola come una setta da estirpare. Ma il racconto degli Atti ci dice che cade da cavallo e rimane cieco. Cade quindi dalle sue certezze, le certezze su cui ha costruito la sua vita. Rimane a terra cieco, non sa più cosa fare, non sa più come comportarsi, non sa più quali sono i suoi punti di riferimento, non sa più quali sono i suoi valori a cui aggrapparsi.
Il brano poi continua dicendoci che il buon Anania lo aiuta a recuperare la vista, ovvero lo aiuta a vedere oltre al sempre fatto così, al questo va bene, questo è sbagliato. E San Paolo poco per volta, guardando oltre, sognando oltre, insieme a tutti gli altri cristiani ha saputo costruire la Chiesa che in 3 secoli si è estesa fino ai confini del mondo, così dice sempre il libro degli Atti degli Apostoli. Beh, noi siamo come società e come Chiesa caduti da cavallo, siamo ciechi, certo, ma credo che magari non c'è ancora del tutto chiaro, però il Signore ha già messo al nostro fianco il buon Anania, che ci può aiutare a ricostruire, sognando, la Chiesa e la società. Di questi giorni è l'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti, sulla fraternità e l'amicizia sociale. Beh, questa enciclica ci dice di andare oltre gli steccati, oltre le divisioni, oltre i confini. Ed è vero, la Chiesa ultimamente, in questi decenni, ha messo tanti steccati, soprattutto preoccupata di dire più chi era fuori che chi era dentro, chi non era del gregge, dividere più che unire. La società, è vero, ha messo tanti steccati, soprattutto preoccupata di difendere posizioni raggiunte, ma che poi rischiano di franare miseramente, e il tempo del Covid ne è un esempio palese. Allora viene da dire costruire sognando oltre gli steccati. O riprendendo tutto da capo, tempi difficili, certo, ma i tempi difficili possono diventare tempi di sogni, i tempi difficili possono diventare tempi di costruzione, i tempi difficili possono diventare tempi di costruzione sognando oltre gli steccati. Lo possiamo fare insieme. E allora mi viene da dire, chiudendo, e tu che guardi, cosa sogni nella tua vita? Cosa sogni nel tuo essere figlio di questa Chiesa? In qualche modo in riferimento a questa Chiesa, cosa sogni? È bello sognare insieme, è bello lasciare che il Signore ci metta al fianco il buon Anania, che ci aiuta a vedere oltre la nostra cecità. Grazie a te per questo video e continua a sognare nella tua vita. Buona giornata a te. Grazie per averci seguito. Iscriviti se vuoi al canale. Torna a visitarci. Arrivederci.